a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi, come vi avevo promesso, andremo ad usare gli scarti dei tramezzini. Oltre a questi, vi faccio vedere un po' che cosa ho anche aggiunto, perché ce li avevo in frigo. È come uno svuota frigo, una torta salata svuota frigo. Ora giro la telecamera e vi faccio vedere gli ingredienti che ho preparato. Eccoci qua. Allora, intanto ho preparato una ciotola e uno sbattitore. Voi potete usare tranquillamente anche la planetaria, qualunque cosa. Io ho preparato questi, oggi ve lo farò vedere con questi. Allora, intanto abbiamo la farina. Qui ci sono tutti i resti dei formaggi e del prosciutto che era avanzato dei tramezzini, il salame non era avanzato, della mortadella a pezzetti che mi era avanzata e l'ho tagliata a pezzi piccoli, quindi tutto a pezzettini piccoli. Poi ho delle le carote che mi erano avanzate dei tramezzini e avevo anche avanzate nel frigo degli spinaci. Poi a questi ingredienti, oltre alla farina, andremo ad aggiungere 3 uova, l'olio, 70 g di olio, un cucchiaio di bicarbonato, mezzo limone e il latte. Allora, bicarbonato e limone perché? Perché non ho il lievito, per le torte salate e quindi con quei due ingredienti andremo a creare il lievito per i dolci, per le torte salate. Voi invece, se non aggiungete questi due, limone e bicarbonato, se avete in casa il lievito per le torte salate, non il lievito di birra, ma proprio il lievito quello per il forno, che è tipo, diciamo, il lievito per i dolci, però è per il salato, quindi è un altro lievito, non il lievito, diciamo, il lievito madre, no, né lievito madre né lievito di birra. Lievito per le torte salate, che è in polvere. Io non ce l'ho e metto questi ingredienti. Quindi qui abbiamo tutti gli ingredienti, ora ci mettiamo in postazione e andiamo a preparare la torta. Eccomi qua, allora sbattitore, io prendo questo, come vi dicevo prima, voi potete usare anche la planetaria o qualcosa, anche a mano, eh. Allora intanto iniziamo a mettere la parte liquida e mettiamo il latte e l'olio. Poi, questi li possiamo togliere, aggiungiamo le uova e andiamo ad amalgamare tutto per benino. A questo punto aggiungo il limone e amalgamiamo. Poi aggiungo la farina e alla farina ci metto anche il bicarbonato. Andiamo ad amalgamare tutto in modo veloce. Quando avremo amalgamato tutto, aggiungeremo anche questi, cioè tutti i salumi, i formaggi e le verdure. E vado ad amalgamare bene. Eccoci qua, amalgamati gli ingredienti, andiamo a preparare la teglia con con la farina e il burro. Thank you.
Preparato quindi il tegame, quindi la teglia con il burro e burro, margarina e la farina, preferisco usare questa forma di ciambella, ma voi potete usare anche quella normale. Quindi niente, si versa il composto tutto all'interno. Giro. Io gli metto anche in più sopra i semi di sesamo, poi se magari è di gusto, di proprio gusto, uno ce li mette, altrimenti può anche evitare di metterli. Quindi io metto qui sopra così. Poi dopo vado ad infornare a 180 gradi per 30-40 minuti, perché è proprio come un dolce e quindi va infornato, è una torta salata in pratica, ecco, e quindi va infornato come fosse una torta. Quindi niente, ora andiamo ad infornarlo. Ora aspettiamo che si raffredda e poi la tiriamo fuori, la mettiamo nel vassoio. Cioè, il profumo è veramente buonissimo. Guardate com'è soffice. Con il bicarbonato e il limone è venuto uno spettacolo, sofficissimo. Ora proviamo a tagliarlo insieme e vediamo com'è venuto all'interno. Ancora un po' caldo, eh? Infatti si sta con una mano, poi si sta rompendo. Guardate qui, guardate con le verdure, che spettacolo. Questo è il formaggio fuso, mamma, un profumo buonissimo. E insomma, ora che arrivano, guardate, ora l'ho tagliato male, ma guardate qua, cioè è uno spettacolo ed è morbidissimo, fuma ancora. Allora, non vi posso spiegare quanto è buono, bisogna che voi lo facciate. Cioè, mettete dentro quello, è uno svuotafrigo. Ora che arrivano le feste, sicuramente qualche cosa avanzerà, il salame, il prosciutto, la mortadella, perché magari uno fa un menù con i salumi o i formaggi non vengono consumati. Questo è l'ideale. Verdure, tutto quello che avete che vi avanza in queste feste, che è crudo ovviamente, basta che voi lo tagliate a pezzettini piccoli e fate questa torta qui. È buonissima. Allora, io vi metterò gli ingredienti di questa in descrizione, poi ovviamente voi regolatevi. Io ho messo 150 tra salumi, formaggi, 150 grammi e voi magari regolatevi di conseguenza, cioè cercate di metterne più o meno 150 grammi. Ora, più formaggio, meno formaggio, quello vi regolate un po' voi. E anche le verdure, 50 grammi di verdure bastano, perché sennò se poi si eccede con le verdure magari diventa troppo. Però questa fatta così era veramente, non era, è veramente, perché ancora qui appena la beccano loro se la mangiano tutta perché ha veramente un buon sapore. Poi con quei semini sopra gli ha dato un po' insomma, un tocco di proprio, poi il profumo che ha lasciato in casa è buonissimo. Io ve la consiglio vivamente. Ora tanto arrivano le feste e i problemi di tutti che avanza sempre roba. E provate a farla.
Provate a farla perché è veramente buona. Niente, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e che comunque provate a farla perché ve lo dico, è buonissima. Provate e poi mi darete anche, mi direte sì, Cecilia, hai ragione. E niente, io non è la prima volta che la faccio, l'ho sempre fatta con tutto quello che mi avanza e vi posso garantire che comunque la fate è sempre buonissima. E nulla, fatemi sapere anche che cosa ne pensate del mio lievito, perché io non avevo lievito, avete visto com'è cresciuta, bella soffice, se voi l'avete mai usato il lievito in questo modo, fatemelo sapere. Ricordatevi sempre di usare il lievito in questo modo, mischiando limone con il liquido e il bicarbonato con la farina. Mi raccomando a non metterli subito insieme, perché limone e bicarbonato insieme fanno un'esplosione. Lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dico. Invece, mettendoli in questo modo, poi quando vanno in forno lievitano. Allora, dicevo, nulla. Ora vi saluto, non mi dilungo più perché sennò sto qui gli anni interi. Vi saluto con un grandissimo abbraccio, un bacione, ciao da Cecilia, al prossimo video. Ciao!